Saranno 5.000, forse anche di più, i tifosi della Salernitana al seguito della squadra per la partita di sabato pomeriggio alle ore 15 in quel di Empoli. Gara determinante per raggiungere l'insperata salvezza, match su cui si è espresso anche il presidente Iervolino, che ha trovato ingiusto far scendere in campo, prima delle dirette concorrenti, la propria compagine, mentre Genoa e Cagliari giocheranno il giorno dopo e sempre in orari diversi. Comunque andrà a finire, le polemiche non mancheranno. In Serie C sta crescendo piano piano l'attesa attorno alla gara di ritorno dei play-out della Paganese contro l'Andria. Allo stadio degli Ulivi saranno tanti tifosi azzurrostellati per spingere la propria formazione all'impresa. Si partirà dall'1-0 dell'andata, il gol di Cretella va difeso ma senza lasciare troppo campo agli avversari. La partita va giocata con intelligenza ed equilibrio. Gualtieri di Asti è l'arbitro che è stato chiamato a dirigere l'incontro. Il presidente della Cavese Massimiliano Santoriello non si arrende nonostante la mancata promozione in Serie C. Il suo progetto con la formazione Blu Fonse andrà avanti, come spiegato in una nota ufficiale. La società è solida, futuro sul piano tecnico già delineato. Dobbiamo agire con equilibrio ed anche se l'attenzione sulla stagione in corso, ancora non conclusa, stiamo programmando il futuro del club sotto tutti gli aspetti, ha spiegato il numero uno della Cavese. Il percorso continuerà insieme al direttore sportivo Pietro Fusco. In casa Nocerina invece ci sono già i nomi per il futuro, quello di Ciro Raimondo alla direzione sportiva, quello di Peppe Sannino come allenatore. Intanto i playoff sono a rischio, il tecnico della Marignanese Sanchez, che domenica ha battuto clamorosamente i Molossi, ammette candidamente che aver esonerato Cavallaro è stato un madornale errore. Sentiamo cosa ha detto. Io non credo che i ragazzi della Nocerina non erano motivati. E cambiare la guida tecnica non è mai facile in un percorso del genere. È una squadra che ha giocato per 2 anni e mezzo in un certo tipo di calcio, oggi proporre un calcio diverso, per me ovviamente affrontare Nocerina è un vantaggio, perché probabilmente era una squadra abituata a fare certe cose, oggi certe cose non le fa più e quindi ecco perché ci siamo ritrovati contro una squadra che fondamentalmente è un po' in confusione. Ovviamente nessuna colpa al mister nuovo, però io vedo un po' le cose in modo diverso. Tra noi allenatori c'è sempre il guardare gli altri e imparare qualcosa. Io in questo momento mi sento di lanciare, di parlare un po' del vostro vecchio allenatore, perché io quando guardavo quella squadra per me aveva dei principi ben precisi, era una squadra bella da vedere. Ma questo lo dico perché è un collega che non conosco, poi tra virgolette ci siamo stretti la mano il giorno d'andata, però io mi metto sempre nei panni, questo mondo è un po' strano. Quando c'è una squadra che gioca a calcio, ha dei principi, è una squadra che è valida, è una squadra che ha una buona rosa, ma non una rosa importante. Perché mandarlo via? Sono fatti che a me non interessano, sono probabilmente, però oggi per me il vantaggio più grande è stato che prima sapevo di dover combattere contro una squadra sul piano tecnico, secondo me, superiore, perché secondo me hanno qualcosa in più. Però prima aveva una grossa organizzazione, Nocerina di prima quando faceva una ripartenza dovevi farti il segno della croce. Oggi invece è una squadra che purtroppo si deve ritrovare.